Buongiorno e benvenuti a tutti quanti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e comunque sempre vi ringrazierò immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Partiamo con l'intro e poi si chiacchiera di Diablo 4. Sono uscite in questi giorni i video dei gameplay di circa 20 minuti delle classi presentate oramai più di 6 mesi fa di Diablo 4. I gameplay ovviamente ve li rendo disponibili qua sotto in descrizione e vi consiglio, se siete appassionati del titolo, di gustarveli tutti. Io ovviamente non sono qua per parlarne, o meglio, non voglio parlare ancora delle varie classi perché secondo me è molto presto e finché ci possono essere modifiche più o meno grandi, non voglio darvi informazioni sbagliate, quindi sono oggi qua a osservare e discutere con voi di tutto quello che si è visto in questi gameplay. Partiamo dalla cosa più nuova, se si può definire così, cioè la mappa. Come tutti sappiamo, la mappa di Diablo 4 avrà una definizione open world, dove i caricamenti saranno azzerati. Gli spostamenti tra una zona e l'altra verranno effettuati su cavalcature, che le abbiamo viste nel vecchio gameplay, o tramite i classici teleport. Non si vedono, ma immagino che ci saranno. In questi gameplay finalmente si vede ciò che plausibilmente potremmo trovarci davanti una volta che il gioco sarà uscito. Iniziamo col dire che la mappa è realmente immensa. Nei vari gameplay si vede una minima parte, se minima si può chiamare, dove i personaggi girano liberamente entrando e uscendo dall'avamposto senza un minimo caricamento. Quindi le conferme avute da questi gameplay sono: una continuità della mappa senza caricamenti, la possibilità di trovare altri player mentre si esplora, infatti mentre gironzolano, soprattutto nella parte con il barbaro, si vedono altri personaggi che gli passano accanto e se ne vanno, e la possibilità di incappare in eventi, accessibili a tutti i giocatori della mappa. Inoltre possiamo anche confermare che entrati in un'istanza, si vede in tutti i gameplay, si vede la pagina di caricamento per formare un party con gli amici o un party con le persone presenti in mappa e vicini a noi. Questa è un'aggiunta molto molto comoda e importante, secondo me, importantissima. Infatti non sarà necessario avere un party, ma basterà entrare in un'istanza qualsiasi di un player per poterci giocare assieme. Ora possiamo parlare anche dell'interfaccia utente. Infatti nei primi video gameplay non si era vista in quanto erano pre-registrati e i pochi che hanno potuto provare la demo non hanno ovviamente potuto mostrarla essendo sotto NDA. Sicuramente è un'interfaccia old style, molto diversa da quella di Diablo 3 e anche molto più semplificata. La classica vita mana sono facilmente fruibili in basso a sinistra e non danno fastidio all'utente ingombrando la visuale, e le abilità che avremo disponibili sono 4 più 2 da mouse. Questo implica una buona varietà di combo disponibili, ma non complica molto la loro scelta. Sicuramente, come tutti i Diablo precedenti, meta sarà la scelta classica che ogni player farà per la propria classe. La bellezza di questo old style, se così si può chiamare, sono le grafiche, particolarmente studiate, sia per quanto riguarda l'interfaccia utente, sia per quanto riguarda le immagini delle abilità. Possiamo inoltre dare uno sguardo un po' più approfondito all'inventario, tornato drasticamente a una versione precedente, quella di Diablo 3, e discostandosi tra l'altro parecchia da quella attuale. Secondo me è una semplificazione ben fatta. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, sono curioso delle opinioni soprattutto dei player molto molto più esperti di me. Per quanto riguarda invece il reparto grafico, è sicuramente migliorato dalla versione di Diablo 3, che già comunque aveva un'ottima grafica, anzi attualmente un'ottima grafica, ma era a parer mio molto confusionario durante le fasi concitate dello scontro. In questi gameplay sicuramente, a parte l'aspetto grafico, possiamo dire, da quello che si vede, che anche durante le parti concitate degli scontri la situazione sia migliorata, visivamente parlando. Vero che i gameplay sono in single player e non in 4, ma sicuramente una versione tra luci e ombre decisamente superiori e un aspetto grafico più dark rendono il tutto meno confusionario del titolo precedente. Che dire, i gameplay li avete qua sotto in descrizione, qualche novità è uscita ed è palese che il titolo è quasi, se non diciamo, nelle fasi finali dello sviluppo. Ancora una data di uscita non c'è, ma considerando che in questo mese di giugno dovrebbero arrivare parecchie novità, anzi anche a luglio,
per tutte le cose che bollono in pentola, chissà se Blizzard ci onora con qualche novità succulente anche lei. Con questo è tutto, io vi auguro buona giornata e buona visione dei gameplay a tutti quanti.